Buonasera, bene, andrò a preparare una scaloppina di fettine di prosciutto di maiale che sono molto tenere ai carciofi, alternativa, cioè senza burro e senza farina. Ok? Bene, vediamo un po', cerchiamo di inquadrare bene il tutto. Benissimo. Quindi qui abbiamo i carciofi che abbiamo pulito, adesso lo andremo a tagliare. Padellina per friggere i carciofi, tegamino per fare la crema di carciofi e la padella per cuocere le nostre scaloppine. Quindi cominciamo del vino bianco, mentuccia, sale, olio, aglio e peperoncino. Io ho già il mio olio pronto con l'aglio e il peperoncino, così facciamo prima. Andremo a mettere il nostro tegamino per fare la crema. Quindi, come vedete, non useremo né burro e né farina. Qua mettiamo un pochino d'olio per friggere i carciofi e un altro po' per la nostra scaloppina. Benissimo. Cominciamo con preparare la nostra crema. Scendiamo anche l'altro fornello. Scaldiamo l'olio per i nostri carciofi. Ok, spostiamo l'inquadratura, bene, se no poi mi cazziate e avete ragione perché non vedete. Quindi prendiamo il nostro gambo, lo facciamo a pezzettini. Nostro ventolino e mandiamo in cottura. Benissimo. Ciao Angelina, ti mando un abbraccio anch'io. Ciao Albert. Allora, quindi andiamo per fare la nostra cremina. Buona serata a tutti quanti. Allora, di là faremo il nostro carciofo. Facciamo a fettine. Cerchiamo di fare dei ventaglietti. Tagliamo in questo modo. Ciao Emi. E li andiamo a friggere semplicemente. Così facciamo friggere, di qua andiamo e prepariamo la nostra pasta crema. Ciao Nancy, grazie, un saluto da Roma. Perché in Florida fa un pochino più caldo, qua fa freschettino ancora, purtroppo. Ci ha illuso un attimo con la primavera, poi è scappata via. Mannaggia, mannaggia. Allora, aggiungiamo i nostri cacciofetti, mettiamo un po' la fiamma. In questo modo, li tiriamo. Non vedete, ecco.
Beh, adesso sì. Ok. Stanno friggendo i nostri carciofetti. Benissimo. Poi qui sta andando la nostra crema. Dobbiamo far rosolare bene bene. Mettiamo un pochino di vino bianco. Togliamo, scusate, ok, adesso va meglio, benissimo, ecco qua, qui stanno friggendo i nostri carciofi. Dobbiamo farli belli croccanti, quindi mandateli, fateli friggere bene. Possiamo accendere la nostra padella. E qui abbiamo le nostre... Ciao Salvatore! Grazie, ciao Sergio. Allora, io non le ho battute, non batto la carne per il semplice motivo che se andiamo a battere la carne, le fibre della carne si appiattiscono e la carne perde la tenerezza. Queste sono delle fettine molto molto tenere, quindi le lasciamo così. Andiamo a controllare i nostri carciofi, tanto ci sta scaldando la padella per la carne. Come ripetuto, non andremo a mettere né la farina e né il burro, ma semplicemente delle olie extravergine. Qui stanno andando, una volta che è sfumato, possiamo... Possiamo mettere un pochino di lentuccia, i nostri carciofi, mettiamo la lentuccia, benissimo, ok, un po' di sale, i nostri carciofi li sono quasi pronti, mettiamo un pochino di sale. Vediamo che sono pronti, perfetto, ciao Sergio, scusami. È che purtroppo se guardo lì non guardo là, no, bruciamo tutto, dopo sono poca pasticciona. Ecco qui, possiamo spegnere i nostri carciofi, sono pronti, li mettiamo nel piatto, ok. Facciamo rotolare ancora un po', poi aggiungeremo dell'acqua e faremo andare un pochino, dopodiché frulleremo. Bene, quindi possiamo mettere la padella calda, mettiamo qualche fettina, ecco qua. Thank you.
l'olivina, l'olivina, l'olivina. Mettiamo un po' di sale anche sulla carne, un pochino. Ecco qua. Bene, possiamo aggiungere un pochino d'acqua. Facciamo andare, facciamo il coperchio. Benissimo. Stati pronta. Allora, trasferiamo nella padellina piccola. Tipo di carne, sono delle fettine di prosciutto di maiale, molto tenere. Potete usare anche delle fettine di vitella, di mango, basta che sia un taglio tenero. Anche dell'arista, delle fettine di arista vanno benissimo. Ok, ci siamo. Spegnere, non vogliamo far cuocere molto, i nostri bulliscono, li raffreddiamo nel nostro padellino piccolino, ecco qua, e poi andremo con la nostra cremina che si sta preparando. Facciamo ridurre un pochino. Dopodiché chiuderemo il tutto. Allora. Grazie, grazie Spartaco, sei sempre gentilissimo. Eccoci qua, mi fate tanta compagnia. Alberto, dimmi. Grazie Alberto. Sì, beh, è un piatto profumato, abbiamo messo la mentuccia, l'aglio, il peperoncino. Tutti gli aromi della nostra terra. Ecco qua, ci siamo quasi. Facciamo ridurre un altro pochettino. E poi friggiamo semplicemente con un frullatore di immersione. E andremo a mantecare la nostra bella scaloppina. Eccoci, ci siamo. Chiaramente abbiamo recuperato una porzione, quindi una porzione, abbiamo usato un carciofo. Più porzioni, utilizziamo più carciofi. Ora questi qui che noi abbiamo fritto, li lasciamo croccanti e li metteremo sopra quando andremo a presentare il piatto. Questa sera ho raccolto anche qualche fiorellino per la composizione. Questi sono fiori di borragine che sono edibili, quindi li potete tranquillamente utilizzare. Li prepariamo.
faremo una bella presentazione. Qua, ci tagliamo qui. Vedete quanto sono belli, che bel colore? Siamo. Oh, ci siamo. Regolatevi sempre con il sale, mi raccomando. Bene. Ok. Quindi mettiamo. E ora procediamo. Andiamo un pochino. Veloce, è un piatto anche abbastanza veloce, non dobbiamo perderci molto tempo. Bene, ecco qua, abbiamo frullato anche la nostra e possiamo fare semplicemente questo. Oh, perfetto. Andremo a finire di far insaporire la nostra bella scalottina. Abbiamo già fatto, avete visto, siamo stati velocissimi. Prendiamo il nostro piatto, la presentazione. Un po' di insalatina, ok, è una presentazione molto semplice, possiamo spegnere, pronto. Mettiamo anche i nostri fiorellini, molto belli, colorati. Ecco qua. Vedete? Ci vuole poco, ce ne serve un altro, lo prendiamo. Ecco qua. A posto, perfetto. Così abbiamo dato anche un tocco di colore. Possiamo mettere le nostre scaloppine. Avete visto? Sono stati velocissimi. Con la nostra bella cremina. Ok. Abbiamo fatto una scaloppina bella cremosa senza utilizzare né farina e né burro. Quindi, per chi ha problemi con i latticini e con le farine, la può tranquillamente degustare. Allora, adesso i nostri carciofi. Grazie Nancy. Li andremo a mettere sulla nostra scaloppina. Ok.
ed ora un po' di prezzemolo. Benissimo. Ci siamo. Ciao Alberto. Grazie. Grazie Nancy. Eccola qua. La nostra scaloppina è pronta. Benissimo. Vi do un bacio, un abbraccio. Domani spero di farvi qualche altra ricettina prima di andare a lavorare. Finalmente ritorno a lavorare. Grazie Angela. Grazie Angelina. E vediamo se domani riusciamo a fare un'altra scaloppina, la faremo con gli asparagi e faremo anche un risottino. Ok? Ciao Nancy! Grazie ancora e buona giornata, buona serata a tutti! Alla prossima ricetta! Ciao!